Okay. Buongiorno a tutti, mi presento, io sono il comandante del raggruppamento Carabinieri CITES, di questo comando appunto che è articolato in maniera abbastanza strutturata, in 35 nuclei sul territorio, 11 distaccamenti, circa 350 militari che svolgono in via esclusiva l'attività appunto di attuazione della Convenzione di Washington e altre, ma in questa veste intervengo come delegato del Ministro alla Presidenza della Commissione Scientifica CITES. Se possibile mi prendo un minuto per fare un passo indietro che può essere utile per tutti quanti. La Convenzione di Washington. Un accenno alla Convenzione di Washington. A mio parere, ma anche abbastanza diffusa nella comunità che si occupa dei teleori, che si occupa di queste cose, la Convenzione di Washington è uno degli strumenti che la comunità internazionale si è dato più efficaci per un contributo reale, diretto e concreto alla conservazione delle specie, diciamo alla conservazione della biodiversità. Viene da lontano, dal 1974, l'Italia entra nel 75, ma si dà una sua strutturazione operativa 5 anni dopo, nel 79, ed è una convenzione che unisce 183 paesi, come diceva il generale De Laurentiis prima. La cosa importante è che subordinano un interesse di primaria importanza, qual è quello del commercio internazionale di esemplari vivi, morti, parti di esse, di oltre 35.000 specie di animali e piante, quindi subordinano un business estremamente importante per i paesi, per molti paesi esportatori, che sono paesi africani, del sud-est asiatico, del Sud America, paesi importatori come l'Italia, che è uno dei più grandi importatori per il Made in Italy, per il manufatturiero, quindi subordinano una percentuale importante del PIL alla preventiva valutazione su basi scientifiche della compatibilità del prelievo. Quindi la compatibilità del prelievo in natura, la compatibilità con le esigenze di conservazione della biodiversità sono considerate da questi paesi prioritarie rispetto alle esigenze importantissime di commercio che, ripeto, per molti paesi rappresentano una fonte prima. Ed è un esempio dove non si tratta di una moral suasion, una prescrizione che può essere anche adattata, interpretata, raggirata. Chi vuole fare commercio deve accettare quelle regole di certificazioni, di limiti, di divieti, altrimenti si è fuori dal commercio legale. Ed è quindi un esempio importante per la comunità internazionale, perché ritengo che in quell'occasione abbia dato il meglio di sé, diciamo, sotto alcuni aspetti, e quindi la Convenzione di Washington è una convenzione, diciamo, da difendere, da supportare per l'importanza, la sua anche radicalità nell'approccio che dimostra. 183 paesi, che ognuno dei quali, oltre all'Unione Europea, si deve dotare di una organizzazione ben precisa per essere legittimati nel proprio ruolo parte, con delle autorità che prima citava il collega Franci Montorsi, quindi un'autorità amministrativa e un'autorità di gestione, che è la Dominus, che in Italia è rappresentata dalla Direzione Generale della Protezione Natura. Qui vediamo la dottoressa Guzzi che rappresenta l'autorità di gestione, alla quale dedica un impegno particolare e una professionalità altrettanto particolare. Autorità amministrative, quindi rilascio una certificazione, abbiamo citato appunto il Ministero dello Sviluppo Economico e i nuclei CITES dell'Arma Carabinieri, le autorità di enforcement doganali, la Guardia di Finanza e noi sul territorio, e un'autorità scientifica che qui rappresento e che in questo contesto ha un rapporto molto, molto stretto con l'ISPRA. L'autorità scientifica in Italia è costituita da una commissione scientifica formata per decreto ministeriale di rappresentanti del mondo scientifico di primaria importanza, espressione del CNR, appunto dell'ISPRA. Noi abbiamo la dottoressa Mengoni, che rappresenta in maniera estremamente brillante la componente ISPRA, la Società Biologica Italiana, ma anche componenti del mondo dell'ambientalismo e del mondo universitario e così via.
La commissione, l'autorità scientifica, appunto, che lavora attraverso, che si è strutturata in Italia sotto forma di una commissione, ha un ruolo fondamentale nell'ambito endoprocedimentale per il rilascio delle licenze di import-export da parte del Ministero dello Sviluppo Economico e per il rilascio dei certificati comunitari che prima citava il collega Montorsi. Oltre ad avere molte altre competenze in materia di attuazione della direttiva ZOO, sulla destinazione degli esemplari vivi confiscati e soprattutto avere un ruolo, questa volta diciamo a livello internazionale, di dare il proprio contributo, in particolare per le specie oggetto principale di import-export, nell'NDF, cosiddetto Not Detrimental Finding, cioè sulla permanenza della compatibilità del prelievo di quegli esemplari. Questo monitoraggio continuo che tutte le autorità scientifiche dei 183 paesi portano avanti per verificare che col passare del tempo non siano mutate, ovvero rilevare questo mutamento di condizioni che può essere recepito attraverso tutti gli strumenti del Segretariato Generale CITES delle Nazioni Unite, che sono il Comitato Animali, il Comitato Piante, il Comitato Permanente per arrivare alla Conferenza delle Parti, l'organo deliberante, per rimodulare le appendici, quindi l'inserimento degli esemplari, rimodulare le annotazioni, la disciplina specifica e quindi il governo di questo commercio, in termini più restrittivi, più estensivi, a seconda dell'andamento appunto scientifico, prettamente, esclusivamente scientifico, dell'analisi della compatibilità del prelievo. Il punto di contatto con l'ISPRA, il punto di contatto con l'ISPRA che ormai, come dicevamo, come celebriamo oggi, 20 anni di collaborazione, di questo ruolo centrale che assume l'ISPRA, rientra in particolare nella procedura appunto endoprocedimentale, nella fase endoprocedimentale per il rilascio dei certificati comunitari. Cosa intendiamo fondamentalmente? Gli esemplari di allegato A, traducendo per chi non si occupa, diciamo, l'allegato A è la corrispondente più o meno, diciamo, in maniera più restrittiva dell'appendice 1 della Convenzione CITES, parliamo di regolamento comunitario. L'Europa, in un momento anche lei virtuoso, si è dotata di un regolamento più severo, più stringente della Convenzione di Washington. Quindi noi lavoriamo con due fonti normative, la Convenzione e il regolamento comunitario. Gli esemplari di allegato A vivi non sono commercializzabili, salvo alcune eccezioni. Nello specifico, una di queste eccezioni è la verifica che siano degli esemplari di allevamento, cioè nati in cattività con, diciamo, delle discendenze che una terza generazione si dice. In questo caso si rientra nella deroga e questi esemplari possono essere commercializzati in ambito europeo. Ebbene, la commissione scientifica ha il ruolo di esprimere un parere e molto spesso, in base a delle linee guida che sono state approvate ma condivise anche con l'ISPRA e con i nuclei CITES dell'Arma dei Carabinieri e chiaramente sotto la supervisione dell'autorità di gestione che partecipa, diciamo, a questa riflessione, verifica le modalità attraverso le quali si può, verifica, appunto, si può verificare, convalidare, ribadire, diciamo, l'esattezza della dichiarazione dell'allevatore sulla provenienza in cattività dell'esemplare per il quale vuole il certificato, il cosiddetto certificato 8.3, che gli consente di commercializzarlo. Abbiamo visto prima dai grafici presentati dalla dottoressa Nadia Mucci come questi grafici rispecchino poi l'andamento del mercato italiano, una particolare alta attenzione adesso per le testudo. E questo, in questo momento parlava prima il senatore dell'importanza della collaborazione, della cooperazione. Ecco, penso stiamo dando un esempio di collaborazione, di coordinamento, perché attivo un tavolo con autorità di gestione, commissione scientifica, CITES, ISPRA e Arma dei Carabinieri per rivedere queste linee guida, cioè questo documento organizzativo che dà delle indicazioni sulle modalità, sulla frequenza, sui criteri per procedere ai prelievi e alle analisi genetiche finalizzate al riconoscimento di questa discendenza. E
in modo tale da rendere gestibile questa situazione che è diventata molto pesante come carico di lavoro in termini anche numerici, anche per poi liberare spazio per permettere, io in questo caso parlo come commissione scientifica, come Arma dei Carabinieri, già fatto un cenno al collega, di incentivare invece più l'attività su quelle cose che hanno una maggiore valenza anche scientifica e per quanto ci riguarda anche forense. Quindi ecco, in questi giorni, in queste settimane, con la collaborazione anche di membri della commissione scientifica in particolare, come il dottore Galaverni che è in sala, che comunque che si sta impegnando particolarmente, chiaramente con la rappresentante dell'ISPRA in commissione, la dottoressa Mengoni, si sta portando, a mio modo di vedere, avanti un lavoro molto efficace per darci degli strumenti ancora più funzionali, fermo restando che dovremmo pure arrivare a un coinvolgimento più diretto degli allevatori in termini anche di imposizioni a carattere non, come dire, come sono attualmente come linee guida, quindi come invito a seguire una determinata comportamento, ma a livello normativo, almeno di fonte regolamentare, per poter avere poi la sicurezza che chi vuole lavorare in quel settore commerciale, in quel settore imprenditoriale, deve seguire delle linee che consentano appunto una snellezza nella verifica che l'impresa rientri in quella deroga che gli permette di fare attività privata, imprenditoriale, su esemplari che di regola non dovrebbero essere oggetto di attività imprenditoriale. Però la Commissione ha dei rapporti anche con l'ISPRA, diciamo, se vogliamo, anche più interessanti dal punto di vista scientifico. La Commissione, come autorità scientifica, partecipa agli Scientific Review Group, quindi a questi consessi che radunano tutte le autorità scientifiche dei 28 paesi parte, quindi dell'Unione Europea, paesi parte della Convenzione di Washington. E nel mese di dicembre porteremo delle prime risultanze su un approfondimento che è stato chiesto a Italia, Francia e Spagna sulle popolazioni, sulle sottospecie delle Testudo Hermanni, nelle sottospecie Hermanni e Botgheri, che rientrano in discorso di approfondimento che la Commissione sta facendo su questi esemplari. Ma lo sarà anche nella preparazione anche di studi, di approfondimenti che potranno essere funzionali soprattutto alla partecipazione dei membri della Commissione a consessi più scientifici come sono quelli del Comitato Animali e Piante che preparano poi, parliamo di Comitato Animali e Piante sempre del Segretario Generale delle Nazioni Unite, CITES, che preparano poi tutta la base scientifica per le decisioni a carattere normativo, ordinamentale, che si darà poi, che preparerà poi nel comitato permanente e delibererà poi nella conferenza delle parti. Quindi sotto questo aspetto, ecco, volevo rappresentare l'eccellente rapporto, almeno sotto il mio giudizio, con l'importanza e l'eccellenza del rapporto e l'auspicio di proseguire in termini sempre più collaborativi per riuscire tutti quanti a dedicare sempre maggior spazio su attività di particolare valenza scientifica che possono rafforzare anche il contributo che l'Italia come Stato parte può dare per la sua gestione e attuazione della Convenzione, ma lo può dare anche a livello comunitario e internazionale. Grazie. Grazie, Generale. Se non ci sono osservazioni, richieste di chiarimenti, non mi sembra ce ne siano, darei la parola. Prego, prego. Io sono Patrizia Santini, sono direttore dell'ufficio legale del WWF Italia, nonché collega del dottor Galaverni. Ringrazio anzitutto i relatori per le interessantissime relazioni, davvero interessanti per chi come me si occupa dalla parte delle norme di tanti processi, denunce che riguardano appunto questo tipo di temi e di situazioni davvero drammatiche. Sappiamo, insomma, solo negli ultimi due mesi due aquile uccise, una in Sardegna, due in Sicilia. Siamo un po' stretti coi tempi, la prego di passare all'osservazione. Il caso concreto, pochi giorni fa, la scorsa settimana, abbiamo letto tutti del drammatico caso delle 10 tigri che
partivano da, mi sembra, dalla Cina e dovevano arrivare in Russia, sono rimaste bloccate 10 figli al confine tra la Polonia e la Bielorussia. Noi siamo stati avvisati dai colleghi del WWF Polonia. Sembra che fosse tutto autorizzato, ma il problema è questo: è possibile, nelle pieghe delle norme che esistono, fare dei controlli sulle modalità di trasporto? Queste 10 tigri, una è morta nelle more dei controlli che sono stati fatti in Polonia, poi per fortuna tramite il WWF locale si è riuscita a trovare una struttura che le ha accolte. È un caso drammatico di maltrattamento a questo punto, perché queste tigri viaggiavano in condizioni che non erano adeguate alla mola. È possibile trovare questa... modo per bloccare e controllare queste situazioni? Grazie. Allora, se si sente, va bene. Allora, sull'episodio delle 10 tigre bisogna separare due aspetti. Uno è la regolarità della pratica CITES. Diciamo, a livello CITES, l'autorità competente, in questo caso c'è stato rilasciato una licenza sulla base di un parere, analizza la legittimità del trasferimento. Era uno scopo Q, quindi per ambito circense, e quello è un discorso, quando si legge sulla stampa era regola, cioè c'era una licenza rilasciata dal MISE su una finalità legittima. Sul trasporto sono in corso delle indagini anche complesse da parte nostra, quindi non possiamo dire nulla, cioè, sulle indagini, però parliamo di aspetti esterni all'attuazione della Convenzione CEE, parliamo di regolarità dal punto di vista sanitario e veterinario del trasporto, uno non vuole bypassare, parliamo di altre normative. È un po' complesso perché ci sono stati degli stop, però siamo in contatto, ecco, l'autorità di gestione pure ha tenuto un costante contatto con l'autorità di gestione polacca, noi abbiamo cercato di tenere, abbiamo ricevuto tutto quello che dovevamo ricevere, sono in corso indagini, però non, poi questo lo dirà il magistrato, cioè qui parliamo non tanto della legittimità dello spostamento, ma di altri aspetti che sono oggetto di valutazione. Grazie, generale, grazie. La domanda, tra l'altro, ci è utile proprio perché ci aiuta a introdurre la relazione del collega Romolo Caniglia, perché il percorso che stiamo seguendo questa mattina è, partendo dalla storia della Convenzione, mostrare come esistono dei percorsi poi che si sono articolati in procedimenti in natura amministrativa, e se c'è un procedimento concessorio autorizzativo di natura amministrativa c'è un conseguente sistema di vigilanza e controllo, che c'è stato anche questo ampiamente descritto finora. Questo sistema di vigilanza e controllo poi, nei casi ovviamente peggiori, inauspicati, finirà in indagini, anche se non direttamente legata al mondo CITES. Appunto, il generale ci diceva che questo, l'evento della domanda, dà luogo a indagini. Se ci sono indagini, poi ci sarà una sede giudiziaria nella quale il tutto sarà valutato, e quindi il collega Romolo Caniglia ci parla proprio dell'aspetto di l'importanza di questi temi in ambito forense. Al collega, se ce l'ha.